Buonasera a tutti ragazzi. Eccoci qua, il bonus giornaliero. Ok. Allora, vediamo un po' che c'è sta oggi, eh. Vediamo subito i contratti. Agenti. Insomma, mi sembra che queste icone questa settimana non l'ha girato nessuno, neanche io, perché sono soldi buttati. E vediamo un po' che ci sta. Ok, oggi ci stanno le quattro nazionali: Francia, Portogallo, Inghilterra e Belgio. Allora, apriamo un attimo per Sub 21. Tanto andiamo a vedere i giocatori che ci sono del Belgio. Allora, del Belgio, De Bruyne, e non mi serve perché già ce l'ho if. Ok, la Belgio, De Bruyne, questo arriva a 97 ragazzi, forte. Lukaku ancora numero il basso, in realtà non ce l'ha mai avuto alto. Nemmeno l'anno scorso, mi pare che al massimo che è arrivato a 96 a fine stagione. Quindi, però è molto buggato e lo vorrei, non mi manca. E niente, questi sono questi due quelli che mi interessano. Anzi, mi interessa solo Lukaku, in realtà, perché già ce l'ho De Bruyne. Allora, qui mi interessa Sterling, mi interessa Kane, Alexander Arnold non mi interessa. E Sancho non sarebbe male pure, raga. Rice pure mi piace. L'anno scorso era molto forte, secondo il mio stile di gioco, ovviamente. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo Cristiano Ronaldo che già ce n'ho 3 e non mi serve, compreso l'icona. Mi piacerebbe molto o Ruben Diaz, Bruno Fernandes ce l'ho, o João Félix che ce l'ho Pallaoro, quindi non sarebbe male uno di questi due. Vediamo la Francia. La Francia mi manca Lukaku if, anche se questo comunque arriva a 99, mi pare il mio dovrebbe arrivare a 98, la versione base. Quindi se mi esce mi fa piacere. Kanté mi interesserebbe molto. Varane ce l'ho. Griezmann ce l'ho. Non mi interessa. Mi interessa Pogba. Anche Hernandez, che è un incontrista, no, è un frontale extra, mi pare lui, sì. Sì, è un frontale extra. Basta così, raga. Allora, facciamo i giri, li facciamo tutti, perché comunque almeno un giocatore che mi interessa ci sta. Allora, primo giro. Ovviamente se mi esce Lukaku mi fermo. Non è Lukaku. È Griezmann. Niente. Primo giro, niente. Hanno cambiato la canzoncina. Portiere non mi serve. Dammelo questo Lukaku, cavolo.
terzo giro. Niente. Niente, nada di nada. Andiamo avanti. Allora, andiamo con l'Inghilterra. Allora, qui avevamo detto che ci serviva Sterling, Kane, Sancho e Rice. Uno di questi quattro. Vediamo di prendere almeno due di questi quattro se siamo fortunati. E il primo l'abbiamo preso. Questo, se non sbaglio, lo dovrei avere la versione normale. Non l'ho bloccato molto bene. Allora, secondo giro. Alexander Arnold, già ce l'ho. Tocchiamolo, va. Ci può essere utile. Era uno di quei giocatori che non volevo comunque. Ce l'ho già livellato a 96. Allora, terzo giro. E vediamo se lui. Grandissimo Sterling. E lo blocchiamo subito. E lo blocchiamo subito. Perfetto. Ok. Qui è andata abbastanza bene. Ora. Primo giro per il Portogallo, intanto mi darà sicuramente Ronaldo prima o poi, perché tanto per farmene avere uno in più. Danilo Pereira, non mi serve. Come mediani ho Vieira, quello che mi ha dato inizio gioco, il Vieira quello nuovo che arriva a 97, ho Casemiro. È quasi livellato tutto, ho Busquets che mi arriva a 96, è tutto livellato, insomma sto messo molto bene. E all'occorrenza ho anche Beckham che mi può fare da mediano. Comunque andiamo avanti. Primo giro di merda perché intanto non lo volevo, come non voglio e spero di non trovare più Ronaldo. Cioè, per assurdo preferisco un giocatore di basso livello che Ronaldo, perché non ci faccio nulla di Ronaldo ormai. Ok, basta che non mi capita Ronaldo. E niente. Speriamo che mi esca Joao Felix, anche se la vedo difficile. No, non è lui. Doppio Pereira. Dove andiamo a livellare? Vediamo un po'. È rimasto la Francia. Allora, primo giro per la Francia, sperando in Mbappé. E ragazzi, non è lui.
non è lui, è Pogba, molto bene, questo lo volevo, e lo andiamo subito a bloccare, questo sì, raga, questo lo volevo proprio, come vorrei molto Kanté. Vediamo, tanto sono tutti e tre neri. Quindi, e questo non è nessuno dei tre. Questo già ce l'ho. Allora, vediamo se nel terzo giro abbiamo fortuna. Sperando in un nero, eccolo, nero, sembra che sempre Pogba, raga, Pogba. Adesso va bene così, dai. Vabbè, allora andiamo un attimo a livellare questi giocatori. Peccato, Mbappé sarebbe stato ottimo. Allora, Sancho. Pensavo di avercelo, invece non ce l'ho. Ok. Andiamo da Pogba. Quante ne vuole Pogba? Facciamo una volta, anzi, sì, facciamo una volta. Ok. Allora, è uno, vediamo quanto gli va. Porco due. Che tristezza, raga. E gli vado a dare questo Pogba. Tanto non ci faccio nulla, per assurdo ci faccio di più con quelli normali che con questo. Perché ne ho tre di quelli normali, quindi volendo lo posso scambiare se me lo livella tutto, anche se la vedo molto difficile. Vediamo un po'. No, cioè non. No. Raga, non me li moltiplica, perché? Cioè, 2 su 2 non me l'ha moltiplicati. C'è sfiga proprio. Mai successo una cosa del genere, che lo stesso giocatore 2 volte su 2 non me li moltiplica. Mi ha dato tutte e due 4.000, 4.320. Vediamo se questo mi moltiplica, se no veramente, ecco, almeno qualcosa. Che ve devo dire, raga? Me li vuole per forza rossa tutti, eh? Tutti me li vuole far usare. Vediamo un po'. Mazza che sfiga, però. Che sfiga. Niente, raga. Niente, mi fa schifo sto cazzo del gioco, guarda, non so perché. Su quattro giocatori che gli ho dato, solo uno mi ha fatto la moltiplicazione, me l'ha moltiplicato e manco per tanto.
Non c'è proprio parole, insomma. Oh, finalmente qualcosa in più, ma senza parole proprio, raga. Questo a quanto arriva? Novantatré. E sta pure in condizione, quindi ci faccio poco. Bah. Un Kanté mi avrebbe fatto più comodo. Che mi sembra che Kanté ce l'ho, eccolo qui. E il primo l'abbiamo livellato, anche perché più di 93 questo non ci va. È il suo massimo. Poi che abbiamo? Mi sono usciti i portieri. Questo qui. Una cagata. Chi mi è uscito qui? Questo. Ma che ci faccio io di questo? Quanto arriva? Sempre a 96. Arriva a 95 addirittura. Quello che ho io arriva a 96. Eccolo qui. È una bestia, raga. Altro mi ha dato? Che ci faccio di questo, regà? Che ci faccio? Questo prima lo faccio giocare, tanto non ho fretta questo giocatore qua che mi arriva. Parte 85. Vanillo Pereira. Andiamo avanti, va? Questa quanto arriva? Cazzo dei giocatori che ne sono usciti, raga. Va, senza parole. Comunque, vediamo un po'. Allora, Danilo Pereira arriva a 91, stai bene così. Witzel, come cazzo ti chiami? Witzel. Arriva a 93. Pure questo sta bene così. Raga, guardate chi ho come mediani. 1, 2, 3, 4. E Marquinhos, che non è male pure lui. Quindi sto messo abbastanza bene. Poi chi altro? Sergio, Bentancur, Pogba, l'ho già livellato. Che comunque al di là della valutazione è una bestia. Andiamo avanti. Guerreiro, aspetta, vorrebbe. Chi altro ho preso? Non c'è niente. Eccolo qua, De Bruyne. Già ce l'avevo. Sterling.
Sterling. Raga, Sterling pure è troppo forte. Ma aspettavo un qualcosa in più, raga, eh. Cioè, alla fine erano quattro squadre. Beh. Rivediamo la formazione. Allora, ecco qui. Ecco qui. E ci facciamo una partita con le new entry. Vediamo un po' le competizioni se hanno messo qualcosa di nuovo, anche se dubito. Ah, Win Streak Challenge, dai, eh. Tanto per cambiare, tanto di palle nere ci faccio poco e nulla, regà. Dai, famosa la prima dei Win Streak Challenge. Mediano, guardate che sostituzione, regà. Lo stai. Eccolo qua. Portiere in buona condizione, no, eh? Lascio. Fammelo giocare al nuovo Varan. Lo sta. Però, scusa, metto un panchina. Questo non mi serve più. Lo usavo solo perché aveva. Era tre giocatori bonus. Li mettiamo lui. Qui. Siamo messi. Cazzo sta a fa. Ok. Sterling. Ok, mettiamo lui. Certo che c'ho tutti giù, eh. Quindi due giocatori bonus che non ho messo. Vediamo un po' il terzo. Questo è un peccato, regà. È un peccato veramente sta condizione. Terzino destro. Eccolo. Allora, guardate pure questo cambio, Puciol. Eccolo qua. Un altro Puciol. So pieno, regà. Che si può fare qua? Dai, lasciamo così, andiamo così. Vediamo un po' che succede. Prima partita. Che pesca.